In occasione della giornata mondiale del malato, martedì 11 febbraio, il vescovo Armando ha preceduto in cattedrale la Santa Messa con il conferimento del sacramento dell'unzione degli infermi. L'incontro con il malato al centro pastorale, una serata con il dottor Gabriele Frausini per gli operatori della pastorale della salute e i ministri straordinari della comunione dedicata all'attenzione a chi soffre. A San Costanzo e Marotta la festa della pace dell'Azione Cattolica ragazzi e giovanissimi. Quello che sta succedendo in Siria è un vero e proprio genocidio. Al centro pastorale diocesano, in occasione della scuola di pace, è intervenuta la giornalista Asmeh Dashan. Fratello Carnevale, sorella Cartapesta. Riccardo Deli ripercorre la sua carriera di capo carrista dal 1981 al 2009 in una mostra. Carnevale Rosso Sangue, presentato il nuovo giallo di Glauco Faroni. Al Circolo Acri di Cerasa conclusa la gara di dolci solidali. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Come avete già sentito dai titoli, in occasione della giornata mondiale del malato, che quest'anno ha come tema fede e carità, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, il vescovo Armando ha preceduto in cattedrale la Santa Messa con il conferimento del sacramento dell'unzione degli infermi. Vediamo il servizio di Enrica Papetti. Visitando gli ospedali della nostra diocesi, con affetto mi faccio vicino alle famiglie che hanno in casa persone che soffrono e ringrazio il personale medico, paramedico, le collaboratrici familiari e le suore per il servizio che svolgono agli anziani e ai malati. Ha esordito così il vescovo Armando martedì 11 febbraio in cattedrale nella Santa Messa in occasione della giornata mondiale del malato, durante la quale ha conferito il sacramento dell'unzione degli infermi. Riprendendo le parole di Papa Francesco, il vescovo ha sottolineato l'importanza di educare al dono. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall'esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma assumendole in sé le ha trasformate, ridimensionate. Il vescovo ha poi proseguito ponendo l'accento sul fare dono della propria umanità. La via della gioia, desiderio ultimo e profondo di tutti gli uomini, sta proprio nel percorrere i sentieri del dono di sé. Un tema delicato quanto importante, quello trattato venerdì 7 febbraio, nell'appuntamento dal titolo L'incontro con il malato tenutosi al centro pastorale diocesano di Fano proprio in occasione della giornata mondiale del malato. Ad aprire la serata padre Silvano Bracci, responsabile della pastorale sanitaria, che ha sottolineato l'invito a vivere la carità e la fede attraverso la quale scopriamo l'amore di Dio. La parola è poi passata al dottor Gabriele Frausini, direttore dell'unità operativa OUC Medicina Interna, azienda ospedaliera Marche Nord. Frausini ha ricordato che nell'approccio al malato dobbiamo sempre ricordare che ci stiamo approcciando ad una persona e non alla malattia, e ha sottolineato l'importanza di un ascolto attivo nei confronti del paziente. Solo in questo modo, infatti, chi soffre potrà aprirsi e creare un rapporto di fiducia con chi gli sta vicino. Le conclusioni sono state affidate al nostro vescovo Armando, il quale, nel riprendere i temi trattati dal dottor Frausini, ha ricordato la prudenza necessaria nello stare vicino al malato e la capacità di ascoltare e capire le sofferenze altrui. Due giorni di festa per l'Azione Cattolica, sabato 8 febbraio a San Costanzo, tantissimi ragazzi hanno partecipato alla festa della pace. Domenica 9 febbraio a Marotta è stata invece la volta dell'Azione Cattolica Giovanissimi con l'Illuminiamo la Via della Pace, il servizio di Matteo Itri. Due giornate cariche di emozioni e di belle riflessioni sul tema della pace. Sabato 8 febbraio, infatti, l'Azione Cattolica dei ragazzi della nostra diocesi ha vissuto uno dei momenti topici del cammino annuale, la Festa della Pace. Nella cornice del centro storico di San Costanzo, oltre 500 ragazzi, accompagnati dai loro educatori, hanno ricercato la regola principe che sta alla base di un rapporto di pace. Dopo alcuni giochi a stand, sfidandosi tra parrocchie, tutte e 30 le squadre sono pervenute alla medesima conclusione.
conclusione: per vivere in pace occorre amarsi gli uni gli altri sull'esempio di Gesù. Il gioco, che è parte essenziale del linguaggio dei ragazzi, è stato seguito da un momento di preghiera in cui il vescovo Armando ha incoraggiato i presenti a preservare l'entusiasmo di quel giorno in tutto l'arco della loro vita da cristiani. Il giorno seguente, invece, domenica 9 febbraio, il settore giovani dell'Azione Cattolica Diocesana ha anch'esso celebrato la festa della pace. A tutti i presenti sono state proposte numerose esperienze di confronto con lo scopo di individuare la giusta via per una vita di pace, legalità, informazione, dialogo e equità. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in quello che comunque è stato un pomeriggio di incontro e divertimento. Al termine della serata, poco prima di salutarsi, ci si è lasciati con un gesto. Tante lanterne sono state fatte volare in cielo con l'intento, seppur simbolico, di illuminare la via per la pace che insieme dovrà essere percorsa. Siria, il dolore e la speranza. Di questo si è parlato sabato 8 febbraio al Centro Pastorale Diocesano nel secondo appuntamento della Scuola di Pace. Per l'occasione è intervenuta la giornalista di origine siriana Asmè Dashani. Particolari nel prossimo servizio. Quello che sta accadendo in Siria è un vero e proprio genocidio, lo ha affermato con forza Asmè Dashani, ospite del secondo appuntamento della Scuola di Pace. La Siria, racconta Asmè, sta vivendo una situazione molto più critica di quella che si pensa. In 3 anni di conflitto sono stati oltre 150.000 i morti e i combattenti utilizzano contro la popolazione civile qualsiasi tipo di violenza. Lo scorso agosto Asmè ha deciso di partire per la Siria, mossa da quel senso di appartenenza che prova verso il popolo siriano e dal dovere di cronaca della sua professione. La sua testimonianza è il racconto di chi sta dalla parte delle vittime, in particolare dei bambini coinvolti nell'atrocità della guerra. In una tale situazione non ci sono vincitori, ma solo vinti, e di fronte a una tale violenza l'umanità intera ad essere stata vinta. Tempo di carnevale, a Fano, come avete potuto vedere in questi giorni, è quasi tutto pronto per la prima sfilata in programma domenica 16 febbraio. Tanti sono anche gli eventi collaterali a questa kermesse, fra i quali Fratello Carnevale e Sorella Cartapesta. La mostra di Riccardo Deli. Noi siamo andati a vedere le opere e i lavori collezionati in una carriera come capo carrista. Vediamo il servizio di Erika Papetti. Una carriera come capocarrista lunga quasi 30 anni raccontata nella mostra Fratello Carnevale e Sorella Cartapesta di Riccardo Deli, visitabile all'ex chiesa di San Michele. Nell'esposizione allestita dallo stesso artista si possono sfogliare album fotografici che raccolgono gran parte dei lavori, vecchi bozzetti, caricature e bassorilievi. La mostra è aperta al pubblico fino a domenica 16 febbraio, che sarà anche la prima delle 3 domeniche di sfilata del Carnevale di Fano 2014. Oltre alla mostra di Deli, altro importante evento è stata la presentazione del nuovo romanzo giallo di Glauco Farroni, Carnevale Rosso Sangue. Ce ne parla Matteo Itri. Grande successo di pubblico e di critica per il quinto romanzo di Glauco Farroni presentato a Fano lo scorso 7 febbraio. Carnevale Rosso Sangue, così si chiama il nuovo giallo dell'autore fanese, segna l'apertura delle manifestazioni carnevalesche di quest'anno e di certo non poteva che trattare della morte di uno dei carristi. Nella lettura del romanzo però si tingono di giallo anche altre vicende che a cavallo degli anni 70 coinvolgono anche zone limitrofe a Fano. L'opera, edita dalla casa editrice Il Lavoro Editoriale, consta di nemmeno 100 pagine, ma si presenta carica di quella sua solita verve a cui sono ormai affezionati lettori delle vicende del commissario Giannetti e del suo caro amico Bandini. Ci spostiamo ora a Cerasa di San Costanzo, perché domenica 9 febbraio si è tenuta la gara di dolci solidali per sostenere la missione di padre Gabriel Quedo. Vediamo il servizio. Domenica 9 febbraio al Circolo Acli di Cerasa si è svolta la prima gara di dolci solidali, un'iniziativa promossa dall'Acli in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, il Giornale del Metauro e il sostegno di diversi sponsor della zona. Una grande gara di dolci fatti in casa per sostenere la missione di padre Gabriel Quedo, missionario della Consolata in Sudafrica, dove lavora con i giovani e con le popolazioni più povere. Padre Gabriel, che ha studiato in Italia e per alcuni anni ha collaborato con il centro missionario, ora opera nelle periferie di Johannesburg, una realtà povera abitata prevalentemente da ex operai delle miniere. 40 i dolci in gara tra crostate, torte, tiramisù e coloratissime specialità che hanno messo a dura prova i 6 giurati coordinati da Don Gabriele Micci, viceparroco di San Costanzo e Cerasa.
Una gara all'ultimo cucchiaino che ha visto salire sul podio Michele Piersanti, Marilena Cucchi, entrambi di Cerasa, e al primo posto Teresa Guaraccino di San Costanzo. Piena soddisfazione per l'esito della gara è stata espressa dal presidente dell'ACLI Elisa Rossini, che ha comunicato l'importo delle offerte ammontanti a 430 euro che saranno interamente devolute alla missione di Padre Gabriel. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.